Sei così disperata da voler spendere così tanti soldi per trovarti un marito? Hai sentito parlare di un certo dottor Rimarchio? È un mito. Sono serio, giuro su Dio. Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Allora, questo sarà un video in cui parleremo ancora di cultura giapponese, perché ormai continuo a fare videocritica al Giappone, ma in realtà in generale, insomma, se c'è qualcosa che non mi va, mi sa giusto parlarne e confidarne con voi, perché ormai, cioè, si è creato comunque questa bella community di gente che comunque è interessata a conoscere meglio questo paese, a conoscere tutte le sue sfaccettature, le bellezze. Come sapete, io sono super innamorato del Giappone, adoro questo paese, però mi piace parlare anche di un paese comunque che è così pieno di cose moderne, tradizioni, e a volte ci sono dei paradossi un po' assurdi che però secondo me è giusto parlare se volete conoscere al meglio questa cultura. Oggi vorrei parlare dell'industria delle agenzie matrimoniali, che sembra una cosa così banale, però in Giappone c'ha veramente delle radici che vanno proprio nella società giapponese e nel loro modo di pensare. Vabbè, prima di iniziare vi chiedo di lasciare un mi piace e anche commentare se vi va, che così questo canale cresce. Speriamo che questo video non me lo demonetizzino o che non venga considerato non idoneo come gli ultimi miei due video. E bando alle ciance, iniziamo subito. Allora, come vi dicevo, le agenzie matrimoniali, che sono queste agenzie che praticamente forniscono questo servizio di matching, in cui praticamente vi garantiscono, nella maggior parte dei casi, che in pochissimo tempo, dai 2 ai 3 mesi, vi riescono a trovare uno sposo o una sposa. Quindi sono degli enormi database che contengono un sacco di possibili pretendenti che sono interessati al matrimonio. Tutto ciò sia da una parte un po' simile ai matrimoni combinati, che comunque fanno parte della tradizione in Giappone, e un po' perché sapete, in Giappone c'è proprio una pressione sociale che ti porta a doverti sposare ad una determinata età, specie per le donne, ma anche in realtà per gli uomini, perché nella mentalità di molti giapponesi che sono nati nell'era Showa o prima, beh, adesso c'è solo una donna che è nata prima dell'era Showa, però comunque due epoche fa, si tratta di 33 anni fa, quindi non è che si sta parlando di milioni di anni fa, comunque c'era la mentalità in cui per essere un buon giapponese tu dovevi comunque sposarti, avere dei figli e fare il tuo dovere. In Giappone dovete sapere che c'è un'età per fare qualsiasi cosa: entro una certa età tu ti devi diplomare, entro una certa età tu ti devi laureare, possibilmente in una buona università, l'ultimo anno di università tu devi fare shukatsu, che praticamente devi andare a milioni di colloqui, che così una volta che ti sei laureato avrai già il lavoro. Infatti penso che il 95, se non di più, per cento dei giapponesi che si laurea ha già il lavoro quando esce, perché prima ancora di laurearti tu fai già i colloqui, che così tipo già 3-4 mesi prima che ti sei laureato tu sai già dove andrai a lavorare. Quindi capite che anche il matrimonio deve entrare in questa ordinarietà, perché sapete, il Giappone insomma c'ha delle aspettative. Cioè, voi se siete dei giapponesi, i vostri genitori avranno delle aspettative su di voi che dovrete raggiungere per sentirvi in pace con voi stessi. Ovviamente non tutti i giapponesi lo fanno, però diciamo che se lo fate meglio. Tutte queste aziende matrimoniali hanno, cioè non sono tutte uguali, però hanno alcuni elementi comuni. Per esempio, il primo in assoluto è che costano moltissimi soldi, cioè davvero c'è una spesa sui 3.000 euro per trovarti un match, però perché dovete pagare tipo 30.000 yen per registrarvi, poi 100.000 yen per iniziare comunque a collezionare i vostri dati e metterli nel database, poi dai 100 ai 200 euro al mese per rimanere comunque dentro il database, e poi dopo altri 100.000 yen appena vi trovano un possibile partner, poi se non va bene dovete trovare un altro, altri 100.000 yen e così via. Però queste sono spese che comunque la maggior parte delle giappine sono disposti a pagare per potersi trovare un marito. La seconda cosa che hanno in comune quasi tutte queste agenzie matrimoniali è che hanno dei requisiti diversi per uomini e per donne. Infatti, se le donne praticamente l'unica cosa che devono portare è il certificato che sono single, gli uomini hanno molte cose in più, perché devono poter garantire una possibile famiglia, quindi devono far vedere che sono finanziariamente stabili, quindi devono portare la denuncia dei redditi, dove lavorano, il loro contratto di lavoro, eccetera eccetera. Ragazzi, davvero, yay! La terza cosa in comune che hanno tutte queste aziende è il consulente matrimoniale. Questo consulente solitamente è una donna, magari un po' più esperta,
che consiglierà, una volta che vi ha trovato il match, praticamente collezionati i vostri dati nel database e trovato il possibile partner che andrete a incontrare, lei vi indirizzerà su come vestirvi, su come comportarvi, eccetera eccetera, per fare il breccia nel cuore dell'uomo e della donna. Non so se avete visto un vecchio film di Will Smith chiamato Hitch. Lui vi insegna le mosse giuste. Gomiti a 20 cm dal corpo, angolo di 90 gradi. Se vedi qualcuno che conosci, non voglio niente del genere. E neanche questo. Hitch. Lui sì che capisce le donne. E sembrava una cosa assurda, però in Giappone è una cosa che succede tutti i giorni. A me sembra che manchi un po' di romanticismo questa cosa e anche un po' di veridicità, perché comunque c'è... Scusate, se tu ti comporti in un modo che è diverso da quello che sei tu realmente, come fa la persona che tu incontri a innamorarvi realmente di voi? Magari si innamorerà di un'immagine che voi progettate di lei, però non sarà realmente innamorata di voi. Boh, a me era triste un attimino tutta questa faccenda, ve lo dico. Il quarto punto che hanno in comune è il tempo. E cosa voglio dire è che nel giro di 4, 5, massimo 6 per la maggior parte di queste aziende, loro vi dicono che vi troveranno un partner. Se voi non riuscite a trovarlo in quel periodo di tempo, probabilmente dovrete lasciare l'agenzia, perché potete provare, mi sembra, un 4-5 volte a trovare il vostro match, e se non va mai bene perdete tempo, perché comunque, cioè, loro cercano solo persone che sono disposte a sposarvi. Quindi se vi presentano 5 uomini e voi non vi innamorate di nessuno, probabilmente non siete serie e non volete realmente sposarvi. Ragazzi, è assurdo. È assurdo. In queste aziende originariamente ci andavano ragazze tra i 30 e i 40 anni, tuttavia recentemente ci sono sempre più ragazze molto più giovani che si recano qui per potersi sposare, perché prima lo fai più possibilità hai, diciamo. Un altro dei motivi per cui queste aziende stanno aumentando è anche perché aumentano sempre di più il numero di divorzi, e quindi magari delle donne e uomini divorziati non vogliono perdere tempo per trovare un altro possibile partner. Quindi comunque queste aziende ti danno una sicurezza, perché se tu vai sull'applicazione di Tinder è più difficile trovare qualcuno che sia lì per motivi seri, probabilmente vuole solo trovare un divertimento per la serata, mentre in questa azienda la maggior parte delle persone che sono in questi database sono molto seri e vogliono sposarsi. E comunque voi potete selezionarle in modo estremamente selettivo. Per esempio, vuoi un marito a cui piacciono gli animali? Vuoi una moglie che vuole fare dei bambini? Detto fatto. Oppure vuoi uno sposo che guadagni tot? Puoi selezionare tutti i parametri per trovare l'uomo o la donna ideale. Stiamo parlando di amore e matrimonio come se stessimo parlando veramente di, non lo so, la lista della spesa. Avete presente quando dovete fare i contratti per il telefono? Ah no, questo costa di più, questo costa di meno, questo mi conviene di più, questo mi conviene di meno. Mi sembra molto simile. Non so se sono io, però boh, magari sono l'unico romantico rimasto sulla terra, però io lo trovo una cosa veramente squallida. Ho letto delle interviste di alcune donne che lavorano per queste aziende matrimoniali, e una di queste ha proprio detto che una delle sue amiche, quando lei ormai 15 anni fa si era rivolta a una di queste aziende matrimoniali per chiedere un marito, la sua amica le ha chiesto: ma sei così disperata da voler spendere così tanti soldi per trovarti un marito? Adesso lei è sposata con un bambino, mentre la sua amica che le ha chiesto questa cosa adesso ha ben più di 40 anni e ancora single. 私が婚活結婚相談所入った時に32だったんだけど、その時やっぱり友人でいました。そんなね、お金を出してまでその出会いって求めなくてもいいんじゃないって言われたんだけど、私もやっぱりそうやって私にアドバイスしてくれた女性は未だに独身ですよね。40超えてね。どっちがいいんでしょうね。やっぱり La stessa donna di cui vi ho parlato prima, comunque ha continuato dicendo che comunque sui posti di lavoro molto spesso i boss comunque un po' vi spingono a uscire con gli altri colleghi. Per esempio, non lo so, tu sei single, l'altro collega è single, perché non uscite? Anche una mia amica che si chiama Federica, che magari avete visto in qualche video, anche lei dice che comunque molto spesso il suo capo le chiede come mai non ha il moroso, se gli piacciono i giapponesi, perché non si trova un moroso, ormai c'hai quasi 30 anni, dovresti essere già sposata, cioè...
cose veramente assurde, però succede ancora così in Giappone. Se tu non fai un bambino entro una determinata data non lo potrai avere più. È per questo motivo che molte donne vanno in queste aziende matrimoniali. Per il 90% vogliono farsi una famiglia e vogliono avere dei bambini al più presto. Ah, mi sono dimenticato di dirvi che alcune di queste agenzie matrimoniali chiedono anche che venga fatto un test proprio per vedere se, diciamo, l'apparato funzioni e possano avere figli, sia per gli uomini che per le donne. Io questo lo trovo di uno squallore assurdo, però la cosa più incredibile è che queste qua vanno perché vogliono dei bambini e tipo dicono, magari nel primo colloquio, entro 3 mesi voglio avere un bambino. Vabbè ragazzi, so che questo è un argomento un po' così, però è interessante parlarne perché non so se esistono anche in Italia questo tipologia di servizi, però è veramente interessante. Cioè, secondo me in Giappone più di ogni altro paese questa cosa è possibile e succede. Vabbè, in ogni caso fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti. Vi lascio adesso il video delle mie vacanze di Natale a Budapest, così un minutino per far vedere tutte le cose buone che ho mangiato. E noi ci vediamo al prossimo video, sempre venerdì all'1:45. Scusate se in questo periodo non potrò rispondere a moltissimi commenti, ma sono sotto esami e sono lì a studiare un sacco, quindi perdonatemi.